Pietro, il focus di oggi riguarda proprio gli indici americani. Pronti per un forte rimbalzo? Questo è il titolo che abbiamo voluto dare al nostro tema. Insomma, ragioniamoci perché il mercato sta attendendo delle indicazioni, gli investitori stanno attendendo delle indicazioni. Partiamo da qui. Beh, come vedi e come tutti stanno ascoltando, immagino, io non sono un analista tecnico e basta. Io utilizzo l'analisi tecnica come variabile di innesco della mia operatività, però evidentemente faccio dello scenario esterno e del quadro intermarket una variabile imprescindibile. La mia valutazione attuale dei mercati nordamericani, del tecnologico in particolare, che siano appunto stati giustamente, direi anche, oggetto di questo sell-off spietato è dovuto a questa attività di pump and dump, alla chiusura dei buyback e via dicendo, quindi tutto nella norma. Però io continuo a non avere la sensazione barra percezione che i mercati nordamericani siano mercati da crollo. Io non vedo nessun mercato da crollo da nessuna parte. Sono mercati, a mio parere, inseriti in un grande contesto di trading range, in cui evidentemente la festa è finita, la pacchia è finita. Ma idealmente, per me, negli operatori deve innescarsi un cambio di rotta a livello logico, direzionale, operativo, cioè dal 2020 in su abbiamo sempre avuto convenienza a comprare la debolezza, eravamo in un trend palesemente rialzista, ogni volta che il mercato scendeva, piuttosto che dire adesso capitola, bisognava comprare, quindi buy on dip, come si suol dire. Beh, direi che guardando questo grafico vi rendete conto che il trend ascendente, poi si può tirare una trend line fatta meglio, è finito, è esaurito e si è sostanzialmente invertita la direzione del mercato. Quindi il percorso operativo corretto è esattamente l'opposto del precedente, ossia vendi sempre i rimbalzi, vendi sempre la forza, ma i mercati per rimbalzare come per scendere devono zigzagare. Spero di aiutarvi con queste disegnini che sto facendo. E quindi la mia percezione, Emanuele, in questo momento qual è? I mercati sulla forza vanno venduti sempre. La prossima forza, citando il Nasdaq, probabilmente arriverà in area 13.8-14.000 punti, se ove dovesse arrivare. Ma è abbastanza palese che se il mio ragionamento è corretto, questa è l'area buy, cioè siamo nella parte in cui bisogna comprare e non bisogna vendere. Non ha più convenienza vendere, mettiamola in questo modo. Poi che ci sia da aspettarsi un ritorno sui massimi e roba di questo genere, lo escluderei a priori, però non ha più conveniente vendere adesso. Tutt'al più bisogna cercare in questa posizione di mercato di chiudere eventuali posizioni short, che sarebbero anche sacrosante seguendo il trend, e valutare dei rimbalzi. Ed è quello che io sto facendo. C'è un eccesso di pessimismo, sicuramente, e in termini proprio di misurazione del trend, la mia sensazione grafica è che siamo nella parte bassa di questa oscillazione, probabilmente percorreremo un buon recupero barra rimbalzo. Ora, cosa ha allertato il sottoscritto ieri, guardando, lo dico subito, sia il Dow Jones che lo Standard & Poor's? Io appunto mangio pane analisi tecnica, cioè ne faccio tantissime e vivo di analisi tecnica, e ieri ho notato una cosa, che pur in una giornata ancora di elevata fibrillazione, ieri il Nasdaq, ma anche lo Standard & Poor's, hanno disegnato una delle figure di analisi tecnica più note e più riconosciute, che è il doppio minimo. Ora, è ovvio che è una figura che resiste finché non viene messa in discussione, ma vi faccio notare che il comportamento del Nasdaq è molto simile. Qui fece un doppio massimo relativo e venne giù come un sasso. E ieri, ripeto, bisogna sempre contestualizzare quello che osserviamo. Un doppio minimo si dirà, vabbè, è una casualità, ha incrociato il minimo precedente e si è fermato. D'accordo. Ma quando lo fa su mercati così, come dire, volatili, come era ieri e come è stato l'altro ieri, beh, secondo me contiene un messaggio più significativo. Allora, io credo che rifacendoci a quanto detto all'inizio, cioè sul timing, oggi è il momento di provare a comprarlo il mercato nordamericano, che poi fa da effetto domino su tutti gli altri. Quindi io sto comprando proprio quando tutti stanno vendendo, stanno scappando via, si stanno psicologicamente indebolendo. Quindi mi piace questa combinazione tecnica ed emozionale. E quindi io qui sto comprando. Sto comprando per diventare ricco, magari sto comprando innanzitutto per vedere se abbiamo la forza di arrivare sulla prossima resistenza, che sarà più o meno sul Nasdaq 12,5-12,6. Lì magari metà di ciò che ho comprato e sarei felicissimo perché sarebbe già un ottimo risultato, lo porterò a casa. Ma qui non vendo.
non mi trascinate nella corrente del pessimismo, assolutamente. Doppio minimo, divergenza rialzista, io inizio a comprare. Fin dove non lo so, lo misurerò giorno per giorno, ma mi sembra opportuno dare un'occhiata privilegiata alle blue chips. Ragionamento molto simile, se non addirittura identico, sullo Standard & Poor's 500. Riconoscerete anche in questo caso la figura del doppio minimo, eccola qua. Riconoscerete anche nell'andare dello Standard & Poor's questo concetto di oscillazione, no? Up down. Siamo nella parte evidentemente bassa di questo percorso oscillativo e dovremmo tendere a raggiungere gradualmente delle zone evidentemente più elevate. È ovvio che siamo in un ciclo short, è ovvio che siamo in una componente di fondo ribassista, quindi magari è difficile oggi ipotizzare che, come il grafico direbbe, andiamo verso 4.500 di Standard & Poor's, ma per ora la domanda è: che senso ha vendere adesso, come qualcuno evidentemente sta ancora facendo? Perché se io riesco a comprare, qualcuno vende. Quindi per me vendere ora è assolutamente illogico e sbagliato. Peraltro, se è vero che l'indice tecnologico di per sé è volatile per definizione, lo Standard & Poor's è un indice un po' più tecnico, un po' più moderato, e sullo Standard & Poor's le avvisaglie rimbalziste sono due: il doppio minimo che dicevo e poi la mia famigerata, o se preferisci preferita, divergenza rialzista. Quindi c'è una PDT, una pascello divergence trading in piena applicazione, primo target almeno area 4000 di Standard & Poor's, dopo il resto magari ne parleremo mercoledì prossimo o giovedì prossimo quando sarà, sì. Ma intendo dire, sono delle strutture tecniche propedeutiche ad essere comprate a non vendute. Ieri Apple ha fatto il doppio minimo, cioè secondo me a Wall Street su alcune aziende ci sono i saldi che non ci sono in Italia. Okay, è molto okay, più facile oggi selezionare opportunità su Wall Street piuttosto che sull'Italia. Che sull'Italia, ok. Ottimo, questo in un momento di mercato come quello che stiamo vedendo è importantissimo, questo approfondimento che poi ritroverete sul nostro canale YouTube.